Oggi hanno pubblicato i dati sulla temperatura del mese di luglio. Il mese di luglio 2023 è stato il mese di luglio più caldo di sempre. E riflettiamo sul fatto che i lavoratori dei servizi di igiene, ma in generale tutti i lavoratori, gli edili, quelli dei trasporti, hanno lavorato con queste temperature perché comunque devono garantire servizi essenziali. E questa fondazione con questo progetto World Climate praticamente sta mettendo in campo delle iniziative atte a fronteggiare i rischi derivanti dall'esposizione alle alte temperature da parte dei lavoratori. È chiaro che, come dicevo in sede di conferenza, occorre mettere mani alle leggi, all'8108 che è il decreto legislativo che regolamenta la sicurezza sui posti di lavoro. Occorre mettere mani a nuovi accordi sindacali che prevedano la possibilità di lavorare in un lavoro più agile, più flessibile, quindi utilizzando le ore serali e notturne per svolgere determinati lavori che assoggettano i lavoratori ad un'esposizione alle ore più calde, e studiare e valutare la possibilità di utilizzare dei dispositivi di protezione individuale che proteggano i lavoratori, quindi abbigliamento climatizzato che possa consentire ai lavoratori di alleviare le loro fatiche, il loro stress nelle ore più calde.